Bentornati, oggi ritorno con un nuovo video un po' più chiacchiericcio rispetto al solito, rispetto agli ultimi che ho fatto. Volevo parlare un po' di quarantena, della quarantena, del periodo che stiamo vivendo, di come lo stiamo vivendo, di come lo affrontiamo, di quello che facciamo in realtà a casa durante la quarantena. Io in realtà vivo una quarantena diversa rispetto a quella che dovrebbe essere una vera e propria quarantena, perché insomma sono costretta a dover andare a lavorare, quindi la mattina sono al lavoro, il pomeriggio idem, quindi vivo la quarantena. Anche se faccio degli orari un po' più ridotti rispetto al solito, però vivo la quarantena non al 100%, però sono molto più tempo a casa proprio perché non posso uscire. Il weekend sono a casa dal venerdì sera alla domenica sera, quindi non esco mai il weekend neanche per sbaglio. Sono molto più tempo a casa rispetto a prima. Quindi anch'io nel mio piccolo vivo la quarantena e in realtà devo dire la verità, sì è vero che dopo un po' si sente l'esigenza di uscire, di voler prendere un po' d'aria, quello è vero, io di questo non soffro tantissimo proprio perché quotidianamente devo affrontare almeno un'uscita, la devo affrontare, però stare a casa anche nel weekend dal venerdì alla domenica, devo dirvi la verità, non mi dispiace tanto, non soffro poi così tanto il dover stare a casa. Sì, è chiaro che per come sono abituata io a dover uscire sempre o comunque molto spesso, il weekend vado spesso fuori, vado spesso fuori con amici, insomma è difficile chiaramente il weekend abituarsi a questo, perché in realtà io sono abituata ad uscire sempre, quindi è chiaro che si fa un po' più difficoltà, ma bando alle ciance. Io in realtà in questo video volevo dare dei consigli a voi su quello che potete fare, su come impiegare il tempo stando a casa. Io ovviamente l'ho basato molto su di me, su quello che ho fatto io durante questo periodo, soprattutto nel weekend e quando magari mi è capitato dei giorni in cui non sono andata al lavoro, e in quei giorni l'ho impiegata in un determinato modo. La prima cosa che ho fatto, la prima in assoluto che ho fatto, ma me lo sono imposto, è stato quello di fare un bel decluttering, ma non soltanto del make up, dei trucchi, ma anche di abbigliamento. Ho svuotato armadi, quindi io vi consiglio di magari prendere la vostra stanza e metterla sotto sopra, capire quello che veramente vi serve, quello che davvero non vi serve più e che va completamente cestinato. Io vi giuro, ho buttato, cioè ho riempito 3 buste di immondizia, soltanto, non trucchi, trucchi a parte, di cianfrusaglie che avevo in camera, e l'ho fatto in una giornata intera e ho fatto soltanto cianfrusaglie tipo comodini, cassettoni, un po' di robe, perché in realtà il cambio stagione l'avevo già fatto e quindi il mio armadio non l'ho toccato più di tanto, però tutto il resto sì l'ho fatto e vi giuro che ho buttato un sacco di cose. Quando siete presi da questi momenti, vi giuro che vi esce fuori di tutto e che riuscite a buttare qualsiasi cosa, quello che mai avreste pensato di poter buttare. Io l'ho fatto. Il giorno seguente invece ho fatto il decluttering del make up e anche lì ho riempito un bel bustone enorme di tante cose vecchie che non uso più, che non mi servono, quindi insomma e ho riempito parecchio, anche se per me buttare trucchi o altro è molto più difficile, però ce l'ho fatta, anche perché mi sono resa conto che negli ultimi tempi sono cambiati i miei gusti, sono cambiata io, quindi molte cose che magari prima mi piacevano adesso non mi piacciono più, quindi via via. Altra cosa a cui mi sono dedicata particolarmente sono le serie TV. Ho visto, è quello che consiglio anche a voi, se avete Netflix o se non lo avete. Io ad esempio chiaramente le vedo su Netflix perché lì ho molta più scelta, una vastissima scelta. Tra l'altro c'è anche possibilità di vedere serie TV anche su Amazon. Io ad esempio potrei vederlo perché sono iscritta ad Amazon Prime e anche Amazon Prime offre la possibilità di vedere serie TV, film, cioè una piattaforma molto molto vasta di film e cose da vedere, che in realtà non ho ancora sfruttato e devo fare. In realtà mi sono ricordata proprio in questo momento di avere Amazon Prime e quindi di poter vedere anche la piattaforma, diciamo, digitale di Amazon, delle serie TV e dei film. Ho visto nell'ultime settimane, ho visto Baby, Vis-à-vis lo sto iniziando, cioè in realtà ho iniziato ieri con la prima puntata, volevo vedere Toy Boy, ho visto qualche puntata di Elite. In realtà questo perché in realtà io sono abituata a vedere le serie una intera e poi passo all'altra, però Vis-à-vis non mi ha preso dal primo episodio, quindi sono passata ad Elite.
questa è la verità. Però insomma, devo capire bene se vis-à-vis mi piace oppure meno. E l'altra che voglio vedere, che vedrò questo weekend col mio fidanzato, è Toy Boy. Sono molto curiosa, quindi serie TV, film, credetemi che la giornata o la serata vi vola, vi passa in un batter d'occhio. Altra cosa da fare è leggere. Io in realtà prima leggevo molto di più rispetto ad ora, però mi sono imposta in questo periodo di leggere un libro. Ho preso, in realtà ve lo faccio anche vedere, questo libro qui, che è La scienza nascosta dei cosmetici, di Beatrice Mautino. In realtà l'ha preso una mia amica, devo esservi sincera. Ovviamente mi è ispirata un sacco la copertina e il titolo del libro, e l'ho preso. L'ho iniziato in realtà da pochissimo, e in realtà parla per lo più di come sono fatti i cosmetici, di quello che le pubblicità ci inculcano, di quello che c'è dietro a tutto quello che noi compriamo. Insomma, è molto interessante, è molto più scientifico che altro, però è molto 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 interessante, contiene delle chicche molto molto interessanti, ve lo consiglio. A meno che, dipende chiaramente dai vostri gusti, se voi avete gusti, magari vi piacciono libri thriller, oppure gialli, oppure fantascienza, romanzi, non lo so, insomma dipende chiaramente dai vostri gusti. Io ho dei gusti molto a periodi, in questo periodo ho bisogno di tanta leggerezza, quindi vado di queste cose un po' più leggere, o al massimo di romanzi. Altra cosa da fare è cucinare, anche se vi dico la verità, io non amo cucinare, non mi diletto, non mi piace, non mi fa impazzire, quindi lo faccio semplicemente per necessità. Però vi devo dire che, pur di fare qualcosa, mi sono dilettata non nel salato ma nei dolci. In realtà mi diletto soltanto a fare tiramisù, perché mi diverte, mi piace il dolce in sé per sé. Devo dire che è anche molto molto buono il mio tiramisù, quindi, però voglio sperimentare qualcos'altro, magari in questo weekend sperimenterò qualcos'altro che non ho mai fatto. Altra cosa da fare sono i giochi da tavola, soprattutto se siete in casa con i vostri genitori, con i vostri fratelli, con insomma con la vostra famiglia. Vi consiglio vivamente di fare i giochi da tavola. Io adoro fare i giochi da tavola, adoro Tabù, adoro Monopoli, adoro Risico, anche giocare a Burraco mi piace un sacco. Così magari impiegate del tempo in compagnia della vostra famiglia, divertendovi anche un po', perché è sempre bello. Tipo il Monopoli è un gioco che io adoro, e quindi giochi da tavola a volontà, fatelo, perché è divertentissimo. Io da piccola impazzivo per i giochi da tavola e continuo a farlo perché mi piace da morire. Altra cosa importantissima da fare è fare tanta 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 skincare. Io generalmente, al di là della quarantena, non ho mai tempo per fare una skincare come dico io, però per fortuna in questo periodo, soprattutto nel weekend, riesco a fare una skincare seria, come piace a me, magari dallo scrub fatto per bene, faccio una bella maschera o in tessuto. Magari, se ho voglia, faccio anche quelle classiche in argilla. Magari intanto che in posa l'argilla metto anche una bella maschera ai capelli, così insomma non ci facciamo mancare niente, crema, contorno occhi, siero, oli, di tutto e di più. Mi dedico parecchio tempo a quello e io adoro, quindi se avete sicuramente tutte voi, secondo me lo state già facendo, tempo per farlo, quindi fatela finché potete, anche perché io devo, ho un sacco di maschere viso in tessuto soprattutto da consumare, quindi questo è il periodo giusto per fare tante maschere viso. Le costringo anche il mio ragazzo a fare le maschere, ve lo giuro. Altra cosa da fare molto molto carina secondo me è colorare. Avete presente quei libri per adulti da colorare? Io ne ho comprato uno che deve ancora arrivarmi da Amazon, però trovo che sia molto molto interessante, molto rilassante secondo me, e poi sicuramente passa un bel po' di tempo anche lì standoli a colorare, anche perché i disegni sono molto complicati, molto piccolini, c'è anche molto, dovete avere anche un po' di ingegno, di coordinazione, insomma è molto molto carino secondo me come idea per passare il tempo e fare qualcosa che voi detestate fare. Tipo io ad esempio detesto stirare, vabbè, mia madre dice che io non sono capace, ci ho provato, ho perso un po' di tempo, però insomma un po' di buona volontà, un po' di pazienza, l'ho fatto. Però io, credetemi, sono disposta a rinunciare a tanto, ma qualcuno che venga a stirare le mie robe non rinuncerò sicuramente. Non rinuncerò alla donna delle pulizie, potrò rinunciare a qualsiasi cosa se non dovesse avere la possibilità, ma qualcuno che mi stiri le robe
Ne ho bisogno, ne ho veramente bisogno. Non mi piace, non lo so fare. Sarà che sono mancina, mia madre dà la colpa al fatto che io sia mancina, dice che per quello io non sono capace. Ma non è per quello, semplicemente perché non mi piace, non sono predisposta. Io poi sono una persona che, quando una cosa non mi piace farla, la faccio male. Quando una cosa mi piace un sacco farla, mi riesce bene. In questo caso non mi piace, quindi niente, non va, vi giuro. Sono stanca di vedere gente che fa workout in casa. Non lo fate, perché io non lo faccio. E quindi quando vedo gente che fa workout in casa, mi sale il nervoso, vi giuro. Non so perché, l'ho presa proprio qua ce l'ho, la gente che fa workout in casa. Basta, ci avete rotto, mi state sulle balle. Ok, detto questo, scherzo ovviamente, io non lo faccio, quindi voi siete libere di farlo. Va bene così, andrò in palestra, ecco. Poi, altra cosa che vi consiglio di fare è fare tante videochiamate, fare videochiamate ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri genitori, ai vostri fratelli, ai vostri cugini, ai vostri zii, insomma, tutta la gente che vi circonda, chiamate, che avreste voluto magari con voi, con cui avreste voluto passare un po' di tempo, quindi videochiamate ci stanno sempre. E nulla, questo è quello che io credo sia giusto fare durante la quarantena e stando a casa, ecco. Spero che, anzi, chiedo a voi dei consigli su quello che posso fare io anche, che potrei fare, su quello che fate voi magari, che magari io non ho menzionato, datemi dei consigli, anche perché di tempo ne avremo, secondo me, se la cosa va così avanti di questo passo, siamo rovinati, però insomma, diamoci man forte, ce la faremo, andrà tutto bene, restate a casa. Ciao!